L'assessore Santorelli ha aperto la conferenza stampa di presentazione della tombola di San Paterniano che si terrà il 10 luglio in piazza 20 settembre, ringraziando chiunque vi abbia collaborato e rivolgendo un appello alla città invitando tutti a partecipare a questa iniziativa di solidarietà. Il ricavato infatti sarà devoluto in beneficenza alla mensa di San Paterniano e l'assessora Tarsi ribadisce l'importanza dell'aspetto solidale dell'evento. Entrambi gli assessori si augurano di riuscire a riportare per il prossimo anno il vecchio tabellone tradizionale, se ci saranno le possibilità per poterlo fare. Tabellone che quest'anno sarà sostituito da un maxi schermo. Luciano Cecchini, presidente Alberghi Consorziati, ringrazia i tanti volontari che hanno preso parte all'iniziativa. Le cartelle si potranno acquistare il giorno stesso della tombola al prezzo di 2,50 euro l'una in centro storico dalle ore 16 in poi, fino a poco prima dell'estrazione, che si effettuerà alle 22:30. I premi saranno buoni in spesa, primo premio un buono da 1.250 euro. Dalle 20:30 iniziative per i più piccoli e tanta musica. Tombola di San Paterniano, un evento soprattutto di sensibilizzazione per aiutare il prossimo. Sì, anche perché il ricavato andrà in beneficenza alla mensa in San Paterniano, sono tante le situazioni di difficoltà anche nel nostro territorio, nella nostra città, e quindi pensare nel giorno del patrono di ritrovarci tutti in piazza e partecipare a un momento divertente e allo stesso tempo aiutare chi è in difficoltà sicuramente è una cosa che ci fa piacere ed è una cosa per cui ci siamo attivati anche per avere la tombola quest'anno, nonostante il cambio di amministrazione e le richieste che dovevano essere fatte ai monopoli di Stato, poi è intervenuto il sindaco, è riuscito ad avere la deroga perché eravamo fuori tempo massimo, ma volevamo avere questo momento insieme alla città nel giorno del patrono, perché poi è un momento anche divertente, di intrattenimento con la musica. La serata inizierà intorno alle 21, ma già alle 20:30 anche con l'animazione per i bambini, quindi diciamo che ci aspettiamo tante famiglie fanesi ma anche tanti turisti. Da che ora si potranno trovare i biglietti e dove? Ecco, dalle ore 16 per tutto il centro storico e non solo di Fano ci saranno tantissimi volontari che aiutano la Proloco a vendere queste cartelle. Il costo è 2,50 euro a cartella e fino alle 22:25 noi venderemo cartelle. E alle 22:30 si svolgerà l'estrazione. Esatto, alle 22:30 qui in piazza ci sarà il palco con un maxi schermo e faremo l'estrazione. Quali saranno i premi? I premi si inizia a vincere con la quaterna, che sono praticamente 250 euro in buoni Conad, la cinquina, che sono 500 euro in buoni Conad, e la tombola sono 1.250 euro in buoni Conad che si possono spendere in tutta Italia. E dicevamo che ci saranno anche momenti adatti ai bambini, alle ore? Dalle ore 20:30 c'è Baby Party Topolino, che si occuperà dell'animazione e del divertimento dei più piccoli, e dalle 21 invece Macio DJ per tutti gli adulti e non solo.